La terapia a freddo, cioè dopo che le animosità e le litigiosità si sono calmate, prevede l'ascolto, un ascolto fatto nell'amore, cioè un saper ascoltare, come abbiamo visto nella puntata precedente, ma anche un avere il coraggio, un osare di parlare con l'altro. Molte volte, vedete, passa il tempo, gli animi si calmano, ma le ferite stanno ancora lì e fanno male. Però chi è che semmai ha superato non sempre ha il coraggio di parlare all'altro. Vuoi per orgoglio, vuoi per paura, perché molte volte si ha paura di affrontare una persona con cui vi sono state delle incomprensioni, dei dolori, delle sofferenze, eccetera. Ma l'uomo maturo e il cristiano altrettanto maturo devono avere il coraggio di osare, di affrontare l'altra persona, di parlare con l'altra persona. Questo osare è, come dire, deve venire dalla forza di amare l'altra persona. E si deve andare a parlare all'altra persona senza ripetere, rimbangare il passato, senza dire tu hai sbagliato qui, senza dire tu hai fatto questo. No, si deve andare a parlare con quella persona con quell'atteggiamento che tu devi dire all'altro: io ti voglio bene, nonostante è successo tutto quello che è successo. Io sono qui perché ti voglio dire che non ti volevo offendere. Le mie intenzioni non erano quelle di offenderti. Io sono qui perché voglio far finire questa indifferenza, questo disaccordo. E osare vuol dire sempre rischiare, cioè non sempre l'altro. Io quando devo osare, quando oso affrontare la persona, devo mettere in conto che l'altro può essere anche non pronto. E quindi l'altro può darsi che non creda al fatto che io non l'ho fatta apposta, come in genere diciamo, che non era mia intenzione offendere, che avevo altre intenzioni, che io ti voglio bene. Perché chi ama sa avere la pazienza di saper attendere i tempi degli altri, ma i passi vanno fatti. E va fatto capire all'altro che il mio cuore è aperto per te. Prenditi tutto il tempo che vuoi, ma sappi che cuore e casa è aperto per te, perché bisogna saper osare. L'amore è sempre osare e rischiare. Chi ama osa e rischia, in ogni esperienza, in ogni fase, in ogni dimensione e in ogni tipo di amore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!